Rubes è l'architettura. Perché? Quali sono le cose che mettono insieme un'azienda che produce caloriferi per il riscaldamento con il mondo dell'architettura? È semplice, abbiamo cercato di eliminare il concetto tecnico di un calorifero tubolare tradizionale che normalmente veniva nascosto dalla tenda o dietro una porta, per cercare di rendere questo elemento un elemento architettonico. Tubes ha interpretato il calorifero in tre diverse tipologie. La prima tappa è stata quella di dare una valenza estetica a un calorifero tradizionale, inteso come un calorifero tubolare. La seconda tappa, quella più importante, ha aperto un nuovo modo di concepire il calore, quindi non più come un oggetto tecnico, ma come un oggetto architettonico. In effetti ha aperto una nicchia di mercato che non esisteva, dando forme, facendo interpretare progetti da designer di fama internazionale e cercando di creare degli elementi che sotto il profilo architettonico diventavano quasi delle sculture. Nella seconda tappa di Tubes il calorifero era comunque esteticamente molto bello, veniva comunque interpretato come un calorifero di design, però era un elemento architettonico preciso, veniva ordinato, arrivava e doveva essere assolutamente previsto dall'installatore perché poi bisognava montarlo. La terza tappa, quella che stiamo aprendo in questo momento, è quella invece di non avere nessun tipo di previsione per quanto riguarda l'installazione, ma di avere un elemento chiaramente sempre architettonico che può essere composto addirittura al momento. Rift di Roberto Ludovica Palomba è uno di questi. Il collettore viene montato sulla parete, viene allacciato all'impianto di riscaldamento con dei tubi flessibili, quindi non servono previsioni da parte dell'installatore, e poi l'elemento architettonico, che è poi quello che cede calore, viene montato direttamente sul posto. Ulteriore novità, sempre all'interno di questo spazio Tubes, è l'aver abbracciato un mercato diverso dal calorifero idraulico, ma ad aver predisposto l'inserimento nel mercato di due altre tipologie di prodotti completamente a funzionamento elettrico. È chiaro che questo deriva da un'ottica di internazionalizzazione dell'azienda, ossia non è solo il mercato italiano dove l'azienda fa il proprio business, ma è chiaro che deve pensare anche ai mercati stranieri. Il mercato dell'energia elettrica è decisamente un mercato molto importante, è un mercato anche dei grandi numeri. In questo spazio presentiamo due diverse tipologie di prodotti, entrambi a funzionamento elettrico. Entrambi i prodotti possono essere presi, acquistati, portati a casa e poi installati alla presa elettrica qualunque all'interno del nostro spazio, e chiaramente possiamo ottenere il nostro beneficio. Addirittura uno di questi due prodotti è molto evoluto. Per quale motivo? Oltre a funzionare elettricamente connesso alla rete elettrica, può funzionare anche quando è scollegato dalla presa elettrica. Come funziona questo tipo di prodotto? Funziona che io lo allaccio alla presa elettrica, posso beneficiare del calore perché questo mio prodotto funziona, riscalda, ma allo stesso tempo, tramite un cuore di alluminio riciclato, accumula calore. Kangeri è il nome di questo prodotto, disegnato da Satyendra Pakale. Può essere scollegato dalla presa elettrica e può essere liberamente spostato, in effetti è movibile, e portato in un altro ambiente. Questo significa che il futuro sarà sicuramente quello del calorifero, che può essere tranquillamente acquistato, portato a casa e messo in funzione. Noi in questo campo abbiamo già messo le basi ben salde.